bentrovati alla prima puntata del mese di marzo e come vedete alle mie spalle c'è un nuovo gigantesco e voi direte, ma Pasqua è tra un mese? Sì, ma noi proprio con questo gancio vogliamo darvi l'appuntamento speciale proprio per il giorno di Pasqua dalle ore 16, mi raccomando tutti collegati su Rete 8 perché passeremo la Pasqua insieme. Ringraziamo la Glober Dolciaria. E adesso, prima di iniziare la nostra puntata, vi do i nostri punti di riferimento. Come potete contattarci? Semplicissimo. Attraverso un'email, fidatidime@rete8.it oppure ci telefonate al 340-1170-056. Ma adesso, come vedete un po' dallo studio, noi abbiamo magnifiche torte perché l'appuntamento di oggi, ricordate care signore, è con qualche cenno, diciamo per insegnarvi a fare delle cose particolari, ma tutto questo fra pochissimo. Prima l'ospite VIP del giorno. Beh, è la settimana sanremese e io credo che più di lui non ci sia il rappresentante giusto. Sto parlando... settimana il nostro Albano. Albano, come stai? Mi fido di te. Ti posso assicurare che sto bene. Grazie a Dio bene. Tu? Tutto bene, grazie. Allora, possiamo incominciare. Soprattutto volevo veramente dirti un grazie enorme perché ogni volta che ti ho chiamato per un'intervista sei sempre stato pronto e disponibile e questo lo voglio evidenziare perché è giusto così. Grazie veramente di cuore e grazie da parte di tutti i telespettatori di Fidati di me, perché è un onore avere il vero rappresentante della canzone italiana che ci rappresenta in tutto il mondo oggi in studio, soprattutto nella settimana di Sanremo. Grazie veramente dal più profondo del cuore, Albano, grazie davvero. È un grande piacere e come ben vedi io sono educatissimo. Se la chiamata arriva di quelli accettabili, perché non farlo? È sempre un mezzo per comunicare tra me, tra te e con chi ci sta ascoltando in questo momento. È vero, è vero. Noto con piacere perché riconosco insomma i muri della tua tenuta Carrisi giù a Cellino, giusto? Quindi sei a casa a Cellino? Sono finalmente a casa, quest'anno devo dire che finalmente ho provato il gusto della casa in una maniera che non avevo mai provato negli anni passati, perché il Covid, come ben sappiamo, ci ha ridotto gli spostamenti e quindi è stata una gioia poi passare con i figli, no, mattino, pomeriggio, pranzo, cene e varie. Abbiamo scoperto il gusto di stare insieme, c'è sempre stato, ma l'abbiamo approfondito e questo purtroppo è l'unica cosa di buona che ha fatto il Covid. Ecco, sì, è vero. Posso dire una cosa che so e tu magari me la confermi? Che è vero che tu hai viaggiato tantissimo in tutto il mondo, hai portato veramente la tua voce, rappresentanza dell'Italia dappertutto e quindi sei conosciuto veramente dalla Giappone, Cina, America, da tutte le parti, cioè veramente chi non conosce Albano va associato all'Italia, quindi questo per noi è un immenso onore. Hai viaggiato tanto, ma io so che appena potevi, facevi ritorno a casa nella tua Cellino per stare insieme alla tua famiglia. Veramente so che facevi veramente dei salti mortali per riuscire a tornare a casa. Sai, sempre. Ho sempre tenuto un contatto diretto con la mia terra perché è come una batteria, mi ricarica le batterie interiori che poi mi servono per fare il mio mestiere. Ed è bellissimo stare qua. Stamattina ho fatto una lunga camminata nei campi e te ne esci fuori con un'energia nuova, con un'energia sempre rinnovata, grazie proprio al contatto con le emozioni che la terra ti dà e con i profumi che la terra ti regala e con questo vivere in maniera strettamente ecologica nel rispetto totale di mamma natura.
È una meraviglia poi, la tenuta Carrisi è una meraviglia perché ho avuto il piacere di visitarla tutta, siamo andati anche a fare la passeggiata nel bosco, cavalli liberi che girano, insomma vanno a zonzo in maniera proprio del tutto spensierata ed è veramente un posto unico Albano. Posso invitare tutti i telespettatori a fare visita alle tenute Carrisi? Beh, no, non troppi però. No, adesso dobbiamo un attimino l'albergo pigentare. Ha solo 50 stanze, l'albergo. Esatto. Solo 50 stanze, però comunque ne vale la pena, perché veramente ho fatto in modo in 50 anni di lavoro di creare un piccolo, chiamiamolo pure paradiso, se il buon Dio mi dà l'ok per utilizzare questo termine. È un piccolo paradiso in terra. La cosa bella che mi capita di ottenere in questo piccolo paradiso è di avere sempre cariche, le batterie della vita cariche, stracariche, sempre. È vero. E poi la cosa bella, tu sei, sei il simbolo di Cellino San Marco e sei molto amato dai tuoi conterranei, ma la cosa bella, Albano, è che tu non hai pensato solo a te per avere un posto bello e per ricaricare le tue batterie, ma so che veramente grazie al tuo impegno, ai tuoi investimenti, hai dato lavoro veramente a tantissime persone della zona, giusto? Beh, tutto quello che ho guadagnato nella mia vita l'ho speso in questa terra, felice di averlo fatto. Sai, mio padre, dico è una grande verità, mio padre è stato un contadino e non ci ha mai abituato ad essere dipendenti del denaro, rispetto sì, ma dipendenti del denaro mai. Quindi io ho voluto continuare questa strada, investire facendo quel passo in più per questa terra che per tantissimi anni quando andavo all'estero ho dovuto disegnare a chi mi chiedeva dove abiti, disegnare il punto dove stavo. La Puglia, tutti dicevano sì, Sicilia, no, Puglia è questa, ve la disegno, questo è il Gargano, questo è il Salento, la zona di Taranto, e spiegavo, ed era gioioso per me poter fare una cosa del genere a favore della mia terra. Quanta gente che arriva qui, riparte e poi mi richiamo e dice grazie per quell'avviso che ci hai dato, perché è una terra che il buon Dio ha fatto un bel regalo a tutti i pugliesi, ha fatto a tutti gli italiani, perché l'Italia è semplicemente straordinariamente bella e io che vivo in Puglia devo dire che questa Puglia è affascinante. È vero, hai perfettamente ragione. Allora, caro Albano, tu sei... Cara Federica, dimmi. Tu sei il simbolo, adesso siamo nella settimana sanremese, no? Sei il simbolo, secondo me, di Sanremo. 15 partecipazioni come cantante, 2 partecipazioni come super ospite. Voglio dire, nemmeno... Non dimentichiamo il primo momento a Sanremo è stato nel 1966, sì. Era il Sanremo Giovani, e quell'anno vinse un giovane, era Lucio Dalla. Io mi classificai settimo, mi sembra, ma lui aveva la canzone Puff Boom, e non lo dimenticherò mai, quindi sono a quota 18. Ah, è vero, quota 18, giusto, quindi... Perfetto, perfetto. C'era sfuggito il Sanremo Giovani. Esatto. Questo vuol dire che il mio amore per Sanremo è sempre stato costante negli anni. Non l'ho mai utilizzato e poi ho preso le distanze, come molto spesso hanno fatto parecchi, e non stiamo qui a far nomi. Io ho amato, lo amo, se esisto come cantante lo devo anche al fatto che guardavo e non vedevo l'ora che arrivasse il Festival di Sanremo. Per la gente di un paese del sud Italia era l'evoluzione, era il Natale laico, era qualcosa di speciale, perché poi quelle melodie che ascoltavamo ci tenevano compagnia quando andavamo per i campi, quando andavamo a scuola, il comunicare attraverso la musica, che è stato un atto liberatorio, un atto consolatore, un atto di amore per la musica. Ecco,
Albano, io non sono abituata per natura, ma soprattutto nei miei programmi, a fare polemiche, a aprire dibattiti. Non è una cosa che mi riguarda, non mi piace nemmeno guardarlo nelle altre trasmissioni. Però volevo chiedere, siccome si è tanto combattuto Sanremo sì, Sanremo no, e non ci interessa adesso dire questo, ma per quanto riguarda invece il rapporto che il cantante ha con il pubblico, no? Con il pubblico che poi quello di Sanremo è un pubblico, diciamo, il primo impatto della nuova canzone che esce, quindi si ha la percezione se il pubblico gradisce oppure no live, forse questo può essere uno svantaggio per i cantanti che si esibiscono, secondo te? Diciamo che sono da un anno tutto si svolge senza pubblico, o meglio il pubblico è al di là delle telecamere, no? Sì. E non è una bella sensazione, questo bisogna dirlo. Io avevo fatto una proposta al mio amico Amadeus, che evidentemente non è stata accettata, fare un Sanremo, cioè visto che era un anno anomalo questo, fare i 70 anni di Sanremo, quindi chiamare i cantanti, quelli che volevano partecipare, i giovani, meno giovani, eccetera, e fare partecipare con tutte le canzoni che hanno vinto Sanremo e votare per la canzone che aveva ancora oggi, nonostante gli anni, più successo. Non sarebbe stato... infatti, è vero, perché le canzoni già si conoscevano e quindi il pubblico da casa, insomma, le percepisce in maniera, diciamo così, già nota, quindi le percepisce meglio, ma soprattutto anche il cantante che si trova sul palco dell'Ariston, anche se non ha un pubblico davanti, ma solo la lucina rossa della telecamera, forse conoscendo la canzone si esibisce meglio. Non sarebbe stata... anzi, l'avrei avallata io al posto di Amadeus. Oltre a questo, unire anche l'esibizione del cantante con delle immagini del cantante originale che cantava insieme a lui, o si poteva anche abbinare, prendeva anche dall'intonazione, dal tipo di note che cantava, che ne so, Emilio Pericoli o Teddy Reno o tutti quelli che ancora, lo stesso Johnny Dorelli che cantò Volare e Ciao Ciao Bambina a Sanremo con il grande Modugno, abbinarlo al cantante che rappresenta che è sul mercato in questo momento, cioè i cantanti giovani. Sarebbe stato un discorso più bello, più rilassante, meno polemiche, meno... perché a Sanremo, se gli togli le strade piene di gente, esatto, se togli tutte le televisioni italiane che arrivano da ogni provincia per essere lì presenti, per immortalare, per seguire Sanremo, tutte le radio, questo viene a mancare a Sanremo quest'anno. Esatto. Si poteva aspettare un anno, cioè, risolvere il Sanremo del Covid in questa maniera. Hai ragione, Albano. Questa la vallo con te, ma la chiudiamo qui, insomma. Ti dico il mio parere, però, che è concordante con il tuo, quindi sono veramente, veramente d'accordo. Allora, ma Albano, abbiamo visto una piccola rappresentazione nella nostra clip, non è soltanto un grande cantante, un grande cantautore, ma è anche un attore, giusto? Perché... 10 film li ho fatti. 10 film! Addirittura ho interpretato il grande... Franz Schubert, il film aveva il titolo era Angeli senza paradiso, era bellissimo, cioè io imparai veramente a fare l'attore, ma le cose stavano cambiando, il cinema cambiò direzione, tutto diventò sesso, violenza eccetera eccetera, quindi non c'era più spazio. Poi onestamente io non ho mai pensato di dover fare l'attore, mi hanno costretto a farlo e gli ringrazio. E me la sono cavata bene perché ho imparato un mestiere che non faceva parte dei miei programmi, nella mia vita non faceva parte. E l'hai saputo fare programmi. Bene però. Però devo dire che avevo imparato il mestiere, questo senz'altro. Esatto. E mi serve anche oggi. Assolutamente, assolutamente. Come si dice, impara l'arte e mettila da parte che prima o poi serve sempre. Questa era una battuta sempre di mio padre. Vedi? Quando mi costringeva a fare tanti Don Carmelo. Mestieri. E diceva, impara l'arte e mettila da parte, non si sa mai nella vita. Esatto, esatto. Grande, visto che mi hai dato l'assist, hai parlato di Carmelo, il tuo papà, anche un grande saluto a mamma Yolanda che ho conosciuto personalmente, una grande donna e soprattutto
una grande mamma, perché ha saputo stare accanto a un grande personaggio come Albano, in maniera sempre presente, ma non troppo, nel senso c'era, però un grande senso della misura. Mia madre, devo dire che analizzando un po' che genitori ha avuto, devo dire che ha avuto una fortuna straordinaria. La più grande fortuna che io ho avuto nella mia vita è aver avuto dei genitori di quella portata. Perché una grande eleganza di vita, una grande coerenza, una grande umiltà, un grande senso della vita e insegnamento di come dover affrontare la vita nelle sue varie fasi, perché esatto, la vita ricambia, ogni tanto c'è un cambio inaspettato, può anche esserci un'aggressione da parte della vita nei tuoi confronti. Loro mi hanno insegnato a saper vivere in qualsiasi tipo di circostanza. Non finirò mai di ringraziarli. La grande forza dei tuoi genitori si vede in te, e hai saputo anche tu tramandarla poi ai tuoi figli, perché è una splendida famiglia, i tuoi ragazzi ti amano tanto e sei molto molto diciamo così venerato proprio dalla tua famiglia, e si vede in tutto quello che fanno. Veramente complimenti, Albano. Allora, io però volevo prima di chiudere e di parlare anche insomma di Jasmine, che ti ha accompagnato proprio nell'ultimo insomma programma televisivo in cui siete stati due giudici doc, diciamo che lei ha un buon futuro, no? Albano come cantante, ha una voce meravigliosa questa ragazza. Questo dipende da lei. Io poco fa parlavamo di miei genitori, non hanno mai detto va, continua a cantare, anzi mi mettevano sempre in guardia da questo tipo di mestiere, da questo tipo di ambiente. Non ne avevo bisogno dei loro consigli in quel momento, però molte cose mi sono rimaste dentro. Con mia figlia, io non so, mi auguro soprattutto che prenda una sacrosanta laurea, e se ha passione per questo mestiere che lo faccia, perché in questo mestiere devi sì raccogliere momenti positivi, ma bisogna sapere anche come in tutte le cose della vita c'è sempre un momento in cui le cose possono cambiare, e lì certo, devi vagliare la tua passione, è esatto, con la P maiuscola o è una passioncella. Se è una passioncella, lascia perdere, divertiti per un quarto d'ora, ma poi occupati di cose più importanti. Se lei sente fino in fondo questo amore, questa passione per la musica, che lo faccia. Parole. Ed è questo discorso l'ho fatto a tutti i miei figli: scegliete nella vita un mestiere che vi appaghi, scegliete un mestiere dove soprattutto dovete valutare il grado di passione a che punto arriva, perché quella sarà la vitamina per tutto il vostro, la vostra esistenza nel settore che avete scelto. Parole sante. Senti, una curiosità, Albano, siccome hai partecipato l'anno scorso alla prima edizione del Cantante Mascherato, che si è conclusa poco fa proprio su Rai 1, capitanata dalla grande Milly Carlucci, e rappresentavi il leone, ma ti è piaciuto talmente tanto che l'hai rifatto in Spagna con la maschera del girasole? Guarda, mi hanno chiamato e il fatto mi divertiva, perché non c'è nient'altro a fare, quindi questo c'è teatri chiusi, spettacoli tutti rimandati a data indefinibile, e quindi queste occasioni sono state simpatiche e divertentissime. Sì, dietro quella maschera non si respirava molto bene, però avevo trovato il metodo di allargare la maschera un po' e far entrare l'ossigeno, scusa, che mi serviva. Certo. E mi sono divertito, altro che. No, ce ne siamo accorti, quindi comunque grande, grande sempre personaggio televisivo, grande attore, ma grande cantante. Io ti ringrazio davvero di cuore per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ti ho rubato forse un pochino di più del tempo che ti avevo richiesto, ma scusami, non potevo fare altro con te, avrei altre mille domande da farti, ma me le risparmio per la prossima intervista, ok? Va bene. Grazie. Un grande abbraccio e tanta, tanta, tanta felicità.
Grazie, tanta felicità Albano, eh? Ciao. Ciao, Albano Carrisi. Adesso un po' di pubblicità. Fidati di me. Fidati di me. Fidati di me. Beh, come promesso, la scorsa settimana vi avevo annunciato un piccolo cambiamento. Questo era il momento degli Angels Look, che saluto i miei angeli, Loris Danesi, Barbara Rabottini e Lisa Angelone, che purtroppo non possono essere presenti per qualche settimana. Un bacio grande ragazzi, in bocca al lupo, vi aspetto qui. Non mancherò di farvi fare di nuovo il mio look perché sono conciata un pochino male. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Vi avevo promesso invece che vi avrei dato dei consigli, non io naturalmente, ma l'esperta del settore del cake design che abbiamo qui in studio. Facciamola entrare, Francesca Diodato. Sera. Eccola qua, ciao Francesca. Sera, ciao, ben ritrovata. Grazie. Beh, le tue torte hanno fatto faville, insomma abbiamo visto che nelle scorse puntate insomma ci hai fatto veramente vedere dei capolavori. Ci proviamo. E oggi vogliamo aiutare le nostre signore a casa, perché no, a realizzare delle piccole cose che poi possono, certo, abbellire le nostre torte. Quindi non utilizziamo nessuna tecnica speciale, ma quello che una mamma può fare a casa per abbellire la torta di sua figlia. Oh, quanto perché ci piace. Le cose professionali basta andare su internet, vedere, questo non ci serve a noi, ci serve la quotidianità. La quotidianità. Poi devi sapere, cara, sì, Francesca, io non sono una grande chef, non sono insomma brava a cucinare i dolci, però da quando è nata mia figlia, dal primo anno, io mi sono impegnata per realizzare sempre le sue torte di compleanno. Devo dire che non me la sono cavata proprio male. Ma ci credo, perché quando si fanno con amore le cose riescono sempre bene. Assolutamente. Oggi cosa vogliamo far vedere? Guarda, facciamo una semplice rosa senza uso di ferretti e cose particolari, quindi quello che uno può fare a casa con quello che ha a casa. Allora, intanto abbiamo la pasta di zucchero, sì, giusto? Sì. Ok, che stendiamo. La stendiamo sottile. Poi il risultato è questo, sì, giusto? Sì. Eccolo qua, facciamolo vedere, il risultato delle rose che possono essere più o meno aperte, bocciolo. Sì. Prendiamo uno stampo rotondo, facciamo dei cerchi. Ok. Facciamo vedere un cerchio, alziamo a favore, eccolo di telecamera, qui, eccolo, scusate, qui. Okay. Perché ho usato l'amido, altrimenti si sarebbe attaccato sul tappetino. Eccolo qui. Quindi, una volta realizzato questi cerchi, prendiamo un tappetino morbido. Ecco, questi sono questo attrezzi, è necessario. Esatto, che sono facilmente reperibili. Sì, comunque. Sì, ormai su internet troviamo tutto. Con l'aiuto di un bowl tool, che anche questo si trova dappertutto, andiamo a schiacciare leggermente i bordi e vedete che fa, sottigliandosi, ah, si sollevano. Ma è magico. Sì. Beh, pensa che io invece facevo tutto ancora con il coltellino, le cose, insomma, non mi ero fornita di questi, guarda, attrezzi. Guarda, velocissimo. Velocissimo, ah, che bello. Facciamo, vedi, così a tutti i petali. Wow, che meraviglia. Un po' di emozione c'è, eh? Tranquilla Francesca, l'emozione c'è, ma tu... Perché io sono una mamma, non sono una grande professionista che adesso è entrata in questo mondo, ma è nato tutto per gioco e per passione. Per gioco e per passione, ma adesso realizzi veramente dei capolavori. Ne abbiamo uno proprio qui vicino. Io non ho fatto mai corsi e tutto quello che io andando su internet vedo e cerco di riproporre sulle mie torte. Quindi diciamo che questo internet, ragazzi, funziona. Io sono, eh? Un'autodidatta e sono molto orgogliosa di me, lo posso dire, Federica? Assolutamente, perché per tutta la vita anche noi siamo orgogliosi di te. Non ho avuto stima di me stessa. No! E invece questo mi ha portato ad uscire fuori ed avere stima di me stessa, che è una cosa importante che oggi, cioè, tante persone non hanno. È vero. Invece è molto importante. Quindi fate le torte, ok? Adesso però non abbiamo detto che cosa... Ho messo un po' di glucosio, che uno potrebbe usare anche semplicemente acqua, per attaccare il primo petalo. Abbiamo fatto un semibocciolo, ecco. Sì, me lo, okay, sono preparata prima in modo che sia asciugato un po' ed è più fermo. Quindi, okay, l'ho preparato a casa. E andiamo a mettere il primo petalo. Eccolo qui. Facciamo il resto. Ma naturalmente tutto questo è commestibile, giusto? Sì, sì. Qui parliamo, no, lo di dico zucchero, per Antonio, perché tra un po' sicuramente quando si parla di cibo, no, arriva Antonio, almeno sto sicura che se non faccio in tempo a dirgli fermati. Veramente mi volevo organizzare, poi mi sono dimenticata, Federica. Volevi... Ho detto, ma porto qualcosa in modo che non mi tocca le torte, perché ogni volta ho paura, sono un po' minata.
sbagliato. C'ha ragione, vedi, lo vedi che ci tocca fare, ragazzi. Allora, è così. Adesso... E noi abbiamo questo tarlo di Antonio, della pancia di Antonio che brontola durante la trasmissione. Ho appoggiato un petalo successivo, a metà dell'altro infilo il secondo petalo. La stessa cosa facciamo con il terzo petalo. Ah, vedi? E poi vai a chiudere. Ecco qui. E poi andiamo a chiudere. Che meraviglia. Che meraviglia. Se vuoi possiamo continuare ad andare avanti. Perché più petali sì, si mettono, e più la rosa diventa grande. E più la rosa diventa grande. Però quando è così, se vogliamo mantenere una rosa a un bocciolo più piccolo, dobbiamo semplicemente... Sì, possiamo semplicemente un po' aprire... Aprire. I petali. Aprire i petali, se guardate. Si dovesse rompere un po'... Non succede nulla. È anche nulla. Bello perché la rosa a volte ha questi petali un po' spezzati. Assolutamente. Ecco. Ma che meraviglia, brava Francesca, bravissima. Niente, cioè, questa è una cosa semplice che si può realizzare a casa per mettere sulla torta delle figlie. Assolutamente, che poi ecco, basta veramente ricoprire una torta classica con un pasta di zucchero e aggiungere una decorazione di rose e già prende certo, una sembianza diversa. Certo, per arrivare a questi livelli, insomma... Posso poi... essere sincera? Dì. La prima volta che io utilizzo questa tecnica. Oh, che poi vedevo questo foglio, ecco, questo sì. Foglio qui, mi stavi dicendo è appunto... È una waffle paper. Ok, sarebbe un'ostia, un'ostia tanto per essere che, insomma un pochino più... Utilizzando del colorante alimentare e del liquido fatto da acqua e alcol etilico a 95 gradi, diventa morbida. Tipo stoffa. Quindi tu sì, la puoi modellare e una volta messa sulla torta, lasciata asciugare, diventa rigida. Mamma mia. Non so se si sente. No, ma infatti sì, il risultato è fantastico, molto molto bello. Beh, poi di questa torta ve ne parleremo magari più avanti perché questa è la torta che la nostra Francesca ha realizzato per la nostra storia finale. L'altra senti settimana era il 75esimo matrimonio. Mamma mia Francesca, perdonami. Sono arrivata. Verso questo voo qua alla macchina arriva. Ma prendi l'uovo e porta a fermati. Buonasera. Buonasera Antonio, buonasera Paolo. Buonasera. Ti sei portato il valletto anche questa settimana? Sempre. Certo, fatemi capire che allora, dovete fare. Siccome con le torte non le posso toccare perché sennò è l'ostia non si può mangiare, allora ho detto l'ostia la puoi mangiare se vuoi. Capito? Anzi no non ci questa faccio. È leggera è leggera è la dieta di Antonio sarà il foglio sempre nella settimana santa comunione. Però io in questo momento pensavo siccome sono stato fatto garante dell'integrità di quest'uovo è vero che la Glober dolciaria dell'Aquila con tanto amore e passione ci ha voluto donare, tu sai che ci arrivano i regali, no? E io certo. Li prendo, io, certo. li accolgo, io li accolgo. Antonio, questo regalo non è per te, perché? Ma sta lì perché ha un ruolo ben preciso. Questo è un uovo di Pasqua che noi nella puntata speciale doneremo a un'associazione molto importante che adesso non spoileriamo. Quindi Paolo, per cortesia, vieni però qui vicino è giusto a me. Che, okay. Allora Paolo, sai che facciamo? Dimmi. La cioccolata ce la andiamo a mangiare nei negozi specializzati e ce la mangiamo insieme. Okay. Cara Francesca, che ci stanno i negozi, guarda, e ci stanno i negozi. Guarda Antonio, guarda quanto ti voglio bene oggi a te, ti ma regalo. Ma tu lo sai io che la rosa gialla è gelosia? Da, tieni Antonio, non sono gelosa, tieni. Mia rosa... moglie può esserlo. Ecco, una rosa per però te. Però è tanto amore, la riporta a casa. Francesca, che ci vuoi fare? Questo è. Comunque, abbiamo dato oggi suggerimenti per creare... Semplice, qualcosa di proprio semplice. Beh, però nella prossima puntata bellissimo. Possiamo aumentare la difficoltà, sì. Ok? Quindi preparatevi, cari signori. Utilizzeremo i ferretti, cercheremo di fare la mimosa. La mimosa! Perché la prossima settimana siamo proprio la settimana della festa della donna. E quindi, noi la festeggiamo però. E noi la festeggiamo. Mercoledì sera, certo. Vabbè, ma l'importante è festeggiarla, poi come, quando. Le donne insomma. Bisogna festeggiarle sempre. Vero Paolo? E bisogna amarle. Amarle, ecco, perché loro... Ci amano sempre, esatto. Compresa mia suocera che mi prepara sempre a mangiare. Ma Paolo poi è un grande amatore, capito, di donne, quindi lui ne sa qualcosa, un intenditore, capito? Paolo buono, Paolo. Sicuramente. Bravo.
Allora, carissimi amici, grazie Francesca. Grazie. Comunque, a te, poi faremo vedere la tua torta che hai realizzato proprio per il finale, e ce la racconterai proprio sul finale nel dettaglio. Perché? Perché se la raccontiamo adesso, poi spoileriamo subito qual è la storia di cui andremo a parlare nel nostro Dillo con il cuore. Ma adesso, invece, Francesca, lo sai che facciamo? Sì. Vediamo insieme ai nostri amici telespettatori dove è andato a fare i danni questa settimana il nostro Antonio Di Giosa. E abbiamo fatto veramente una sorpresa a dei nostri amici. Andiamo a vedere. Fidati di me, fidati di me. Cara Federica, oggi abbiamo raccolto l'invito del sindaco, ma di due persone a noi care. Con il nostro girotondo siamo a Ripa Teatina. E con quest'opera alle mie spalle del maestro Liberati del 2017 possiamo raccontarvi, carissimi amici, in una armonica composizione la storia del paese attraverso i suoi monumenti. E infatti nella parte alta dell'opera svetta il campanile con la chiesa madre, e poi sono riconoscibili le forme geometriche del convento francescano, il torrione, la torretta della chiesa di San Rocco, la torre dell'Ellis, il municipio riedificato dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove ci troviamo in questo momento, la monumentale gradinata della Madonna del Sudore, e poi, Federica, voglio segnalarti due elementi: l'elefante, dove naturalmente io non posso mancare, anche qui sono presente, che sembra essere fuori contesto storico, ma che in realtà si riferisce ad un episodio ben preciso, il passaggio dell'esercito cartaginese sulle terre di Ripa Teatina, con Annibale a capo, e infine le radici, perché esse, in primo piano, contorte ed inquiete, raccontano la storia degli uomini. La chiesa di San Pietro Apostolo è di certo la chiesa più importante e la più antica di Ripa Teatina, e sorge nel luogo dove un tempo vi era un tempio dedicato alla dea Diana Cacciatrice. È probabile che la costruzione originaria risalga al V secolo, quando il cristianesimo si insediò definitivamente nelle nostre terre. Nel 1685 fu chiusa per un importante restauro e la riapertura avvenne nel 1699, come segnala il putto alato che si trova sulla facciata della chiesa. L'antica torre di guardia fu inglobata nell'edificio e utilizzata come campanile. L'interno barocco della chiesa fu arricchito nel 1731 dagli stucchi eseguiti da Carlo Piazzoli e dalle tele di Ludovico De Maio nel 1739. Nel 1742 nel campanile fu impiantato l'orologio e nel 1750 venne creata la sacrestia unita dal tunnel di collegamento con l'abside. Gli affreschi che decorano le volte sono del XVIII secolo. Degna di nota la tela di Santa Maria d'Alento, che sudò sangue il 22 marzo 1728, ed in ciascuna delle tre navate dei gruppi di statue marmoree molto legate alla nostra fede. Nella fattispecie abbiamo nella parte centrale della chiesa i santi Pietro e Paolo, testimonianza diretta della fede, la teologia rappresentata dai santi Domenico e Tommaso d'Aquino, e infine scene del martirio, quindi santi martirizzati per la fede, Santo Stefano Protomartine e San Lorenzo.
E siccome noi trattondi ci capiamo, ne approfitto per appoggiarmi ad una signorina di Montepulciano, una botte di Rovere, dell'azienda Nova Ripa, presente sul territorio sin dal 1969. A presentarcelo sarà Erika Ciccone, che è la responsabile appunto commerciale di questa realtà. Nova Ripa è nata nel 69 da 20 soci agricoltori, attualmente siamo in 400. Ognuno di loro ha 1 o 2 ettari di vigneto nelle zone tra Bucchianico e Francavilla. Questo, unito alla loro saggezza e a un personale altamente qualificato di Nova Ripa, ci ha permesso di condurre un sistema qualitativo che ha inglobato tutte le nostre linee di prodotto, da Agronica, Monatic, Rocky Marciano e infine anche la nostra riserva Spiro. E quindi, cara Erika, ci troviamo nel Tempio del Vino, non possiamo che brindare, perché adesso ormai il nostro servizio sta per finire, quindi dobbiamo recarci a casa dei nostri nonni. Sono diventati i nonni di Rete 8, Domenico e Maria Mangifesta, abbiamo conosciuto nella scorsa puntata in occasione del loro 75° anniversario di matrimonio, ci hanno invitato a casa, Federica, ma ti rendi conto? Beh, dobbiamo aprire in loro onore una bottiglia di buon vino e fare un brindisi. Cosa ci consigli? Sì, io vi consiglio il Monatic Gold, che può essere di buon auspicio per una futura etichetta platino, visto appunto i due signori, che è un Viognier. E quindi, per Domenico e Maria, lunga vita sia! Cara Federica, il nostro girotondo di oggi giunge al termine, ma ogni promessa è debito. Siamo venuti a trovare i nonni di Rete 8, nonna Maria e nonno Domenico, che qui vediamo nella nostra cornice rappresentati il giorno del loro 75° anniversario di matrimonio. E ci hanno preparato loro lucumblemente. E allora, Federica, lascio il microfono a nonna Maria, che ci tiene a salutarti e a ringraziarti. Vi ringrazio, ho preparato un piccolo dolcetto per vi ringraziare per tutto quello che avete fatto per me e io vi ringrazio tanto tanto. E allora dobbiamo rendere onore all'ospitalità di nonno Domenico e nonna Maria, che per noi hanno preparato i cantucci, le neole, i soffioni e hanno preparato anche i fiadoni, ma soprattutto il loro sorriso che ha riscaldato la loro vita e anche la nostra di questi giorni. E che dire, auguri agli sposi! Federica, da Ripa Teatina è tutto, ma magni che cose e arvic. Ciao! Che bello, questi nonni non finiranno mai di regalarci emozioni. Bravo Antonio, bravissimo. E grazie nonno Domenico e nonna Maria per questa sorpresa e soprattutto per l'ospitalità che avete riservato ad Antonio, e vedo con piacere che è arrivato anche qui. Ci tenevano a farti pervenire. Io lo so che loro ci tenevano, il problema è se fossero arrivati integri. Ci ha pensato il sindaco. Meno male. A proposito di sindaco, tocca farlo entrare per parlare della bellissima Ripa Teatina. Come lo accogliamo, Antonio? Ma sì, ma dai, lo dico anche a voi! Io sono andato a Ripa Teatina, che è piena di energia, effetto vitamina. Si mangia pasta con ragù, nonna Maria ne prepara sempre più, perché la gente di Ripa Teatina è gente che sorride dalla prima mattina. Sensazionale è il paese, credi a me, non puoi far altro che venirci pure te. Viva chi vive a Ripa Teatina, il sindaco è Ignazio e l'aria è cristallina. Sensazionale è il paese, credi a me, non puoi far altro che venirci pure te. E allora forza dai, ma che problema c'è? Avanti entra Ignazio e a Luca Dembo S. Yeah! Facciamo entrare, bravissimo! Ignazio, il sindaco! Buonasera sindaco, prego! Si può accomodare, grazie. Ma visto che presentazione, grazie, che l'ha riservato il nostro Antonio, che poi sceglie sempre musiche inerenti al cibo, insomma più o meno è quello il suo range, capito? Quindi però grazie per essere qui. Grazie a lei. E grazie per aver, diciamo così, dato l'accoglienza alle nostre telecamere nella sua città, ma soprattutto grazie per averci accolto proprio la settimana dopo che abbiamo avuto i nostri
nostri nonni, che ormai sono diventati nonni VIP di Rete 8, perché veramente ci sono arrivate tantissime testimonianze e tantissimi messaggi per congratularsi con questa splendida coppia. Quindi facciamo di nuovo un applauso da studio a nonna Maria e a nonno Domenico. Beh, è una rappresentanza forte quella di nonna Maria e nonno Domenico, insomma 75 anni di matrimonio non è una cosa che capita tutti i giorni, ma io so, sindaco, che insomma il popolo di Ripa Teatina è un popolo molto forte, un popolo molto laborioso, giusto? Ci parli dei suoi concittadini. Allora, io davvero faccio tantissimi auguri ai nonni e credo che 75 anni di matrimonio, non so se nell'ambito della nostra regione o fuori regione, qualche altro, diciamo, sposi possono, ecco, vantare questa, esatto, un traguardo simile. Diciamo, io nella scorsa puntata, sindaco, ho detto ormai facciamo veramente difficoltà e ci sembra di aver raggiunto traguardi impossibili quando nominiamo le nozze d'argento. Proprio sulle nozze di platino c'è un abisso, proprio non c'è il pensiero, invece aver trovato questa, diciamo così, questa ricorrenza così atipica è stato veramente eccezionale ed è stato un vanto anche poterlo presentare anche qui nelle telecamere. Io ho avuto anche modo di, nel corso degli anni, di partecipare con i loro figli, i loro nipoti, a casa loro, a delle cene, insomma, questi sono ancora vivi da un punto di vista, come dire, no? Di cervello, insomma, sì, quindi sì, ancora, come no? Ancora riescono a raccontare tantissime cose della loro vita e non solo della loro vita. Un patrimonio importante per il nostro territorio, perché come dico sempre sono la nostra enciclopedia, perché ci riportano il passato, le tradizioni e ci raccontano veramente. Se siamo oggi così è perché c'è un passato dietro, ci raccontano quel passato ed è veramente importante per noi. E poi, sindaco, non so se lei ha seguito, ma il buon Domenico aveva dato, nonno Domenico aveva dato proprio un'indicazione giusta per il nostro Antonio di Josafat, perché gli chiedeva come avesse fatto a sopportare la suocera. E diciamo che lì è scattata un po' la risata generale, perché dice ho sopportato per non andare in galera. E il nostro Antonio l'ha presa alla lettera, quindi diciamo che questi sono anche buoni consigli. Grazie nonno Domenico. Adesso però passiamo a Ripa Teatina e parliamo di questo borgo eccezionale della nostra regione e soprattutto parliamo, insomma, dei suoi concittadini. Con? Dei suoi concittadini. Ecco, allora Ripa Teatina, prima di chiamarsi Ripa Teatina, si chiama non Ripesi, Riparoli. Riparoli. Era Riparoli, poi da Riparoli sono passati a Ripesi. Bene, la nostra cittadina di Ripa Teatina. Io sono tantissimi anni che faccio l'amministratore, adesso sono 9 anni che faccio il sindaco. Devo dire che la nostra comunità è prevalentemente, diciamo, agricola, però c'è stata un'innovazione. Un'innovazione come? Abbiamo delle aziende importanti, va bene, su Ripa Teatina, dove diciamo, hanno innovato in termini di processo e produzione, la cantina sociale di Ripa Teatina, sì, che con il loro vino. Noi abbiamo avuto anche la possibilità di fare pubblicità al nostro vino di Ripa Teatina con Rocky Marciano, poi ne parleremo anche un po' dopo. Abbiamo anche un'altra azienda agricola importante, innovativa per quanto riguarda il nostro ambiente, l'azienda di Sipio Nicola, che non ancora avete visitato, ma mi auguro che voi la visitate. Quindi queste due aziende si sono innovate con il tempo, quindi non è ancora il discorso, no, di portare avanti l'innovazione. Tradizione e innovazione, perché mai lasciare indietro la tradizione, perché diciamo che è quella che ci dà la qualità, no? Certo. Di tutto quel ciò che produciamo. Certamente, noi però a Ripa Teatina non abbiamo soltanto il prodotto, il vino, in quanto abbiamo anche l'olio, abbiamo anche altre specificità, gli arrosticini, la porchetta di la Ripa Teatina. Lo so che Antonio mi ha telefonato quando faceva le riprese e mi ha detto che aveva assaggiato veramente squisitezze. Beh, una bella tradizione su queste tre specificità, vino, olio, arrosticini e porchetta, sono le quattro, diciamo. Ecco, e noi su questi prodotti vogliamo continuare ad investire innovando, chiaramente, perché le cose cambiano e quindi i nostri agricoltori, i nostri imprenditori si stanno adeguando a quello che è l'innovazione. Certo,
Beh, perché purtroppo bisogna anche essere al passo con i tempi, altrimenti poi veramente le innovazioni, se le altre aziende insomma le adottano, poi si rischia di rimanere indietro. Certo, perché, anche, insomma, se io, anche se come innovazione, io ritengo che c'è innovazione quando in un prodotto non c'è, e quindi bisogna anche innovarlo, perché l'innovazione non è soltanto, ecco, come normalmente magari c'è innovazione, cambiamo tecnica, gli strumenti, no, ma fare anche qualcosa che non c'è, inventare qualcosa di nuovo. Esatto. Allora, so che siete molto legati alla Madonna dell'Alento, che è venerata come Madonna del Sudore. Guardiamo insieme questa clip e poi ne parliamo insieme al sindaco. Il tesoro di Ripa è un quadro di 150 cm per 100 cm. È un quadro antico, risalente alla fine del 1500. Questo quadro risiedeva su un'antica chiesetta sulle rive del fiume Alento, fino al 1685, quando la chiesetta, andò in deperimento e stava per crollare. In questa occasione due giovani sposi, Lucrezia Ambrosini e Vincenzo Valente, ebbero il coraggio, nonostante la chiesa pericolante, di prendere il quadro e di portarlo in parrocchia. La parrocchia, la chiesa parrocchiale, in quel periodo era chiusa per restauro. Allora, il sacerdote di allora cosa pensò? Pensò di affidare questo quadro a una famiglia benestante del luogo, Don Antonio Briganti, che lo tenne nella sua casa per 42 anni. Una sera, era il lunedì di Pasqua del 1728, una serva irruppe in chiesa dove si svolgevano le 40 ore annunciando di un miracolo. Ma le persone, anche piuttosto infastidite di questo intervento, non diedero retta a questa serva. La serva tornò di nuovo e in quell'occasione le persone andarono e poterono ammirare, prostrarsi e chinare il capo di fronte a quella tela che trasudava sangue precisamente dalla fronte della Vergine. Che meraviglia, sindaco. Sì, proprio sì, bisogna dire, bisogna davvero, ecco, questo quadro che si trova nella nostra chiesa madre, ed è un quadro, diciamo, bellissimo, la tela. E noi ogni anno c'è la festa religiosa il 22 di marzo e la festa popolare a settembre, la quarta domenica di settembre, quindi abbiamo due date e due ricorrenze che noi ogni anno rispettiamo. Adesso per il Covid probabilmente l'anno scorso non l'abbiamo fatta, ma speriamo che... Beh, speriamo che per settembre, insomma, 2021 si possa tornare alla normalità anche con le feste. Esatto, magari sempre rispettando, insomma, le varie regole, però piano piano poterci riaffacciare a quella normalità. Tutto questo, insomma, se arrivano questi benedetti vaccini. A proposito di Covid, lei mi ha parlato adesso del Covid, quindi glielo chiedo proprio così. Come si è comportata Ripa Teatina in questi periodi di lockdown? Allora, noi come amministrazione abbiamo coinvolto i nostri cittadini. Ci siamo appoggiati alla Protezione Civile che ci ha dato una grossa mano. Abbiamo vigilato sulla nostra comunità e abbiamo dato tanta informazione. Sabato scorso e domenica abbiamo realizzato il tampone, uno screening per tutta la cittadinanza. Abbiamo raggiunto 1800-1900 tamponi, abbiamo avuto due positivi, uno di Ripa Teatina e uno non di Ripa Teatina. Certamente non ci fermeremo qua e non ci fermiamo in questa situazione, ma aspettiamo che possiamo procedere al vaccino di tutta la nostra popolazione, ma dico non solo di Ripa, esatto, dell'Abruzzo, esatto, e di tutta, esatto, Italia. Questo è un momento importante, speriamo che la Regione e l'ALS
ecco, al più presto possa realizzare questa, diciamo, questo vaccino. Ce lo auguriamo veramente tutti, Sindaco, perché forse è l'unico modo per poter cominciare a respirare senza mascherine. Ecco, dico questo perché per dare un senso di positività. A tal proposito io volevo ringraziare e salutare un caro amico che è il vice sindaco poi di Ripa Teatina, Roberto Luciani, che il dottor Roberto Luciani, insomma, che veramente con tanta pazienza effettua tanti tamponi nel suo laboratorio e io sono una delle sue pazienti fisse, perché beh, col lavoro che facciamo naturalmente noi dobbiamo essere sempre sicuri che per venire in studio televisivo insomma non abbiamo, chi lo dice, esatto, anche noi sindaci non portiamo insomma diciamo il Covid in studio, e quindi io puntualmente ogni settimana sono fissa lì prima di arrivare in studio. Anche io lo ringrazio e lo saluto, Roberto. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie, anch'io come sindaco, come tanti sindaci chiaramente, esatto, non ci nascondiamo dietro, stiamo in prima linea, ci auguriamo di fare al più presto il vaccino, perché anche per noi come sindaci è importante prevenire. Assolutamente. Io colgo anche l'occasione con il laboratorio BIOS di Mignanico, io sono anche il presidente dell'Unione dei Comuni Ripa, Mignanico, Villamagna, Ari, e abbiamo prima del tampone rapido per tutta la cittadinanza, ci siamo anticipati, abbiamo fatto una convenzione con il laboratorio BIOS e abbiamo detto ai cittadini: chi vuole può andarsi a fare il tampone, una parte l'abbiamo finanziata noi, una piccolissima parte ha dato il contributo ai cittadini, diciamo che su questo discorso del vaccino siamo importanti. Poi, perché se vogliamo aggiungere, Sindaco, è vero che, come abbiamo già detto nelle scorse puntate, bisogna aiutare la ASL perché i numeri sono talmente alti che a volte si fa difficoltà a fare tamponi immediati. E allora, per non gravare sulle tasche insomma, dei cittadini, fare questo gesto ha aiutato anche a fare cosa? A permettere loro di potersi controllare e a insomma, scoprire prima se c'era un problema oppure no, certo. E quindi a limitare il contagio. Il problema è che abbiamo un altro sull'istruzione, sulla scuola. Noi a Ripa Teatina siamo rimasti ancora a zona rossa, Ripa, Miglianico, Torrevecchia, sì, e quindi purtroppo L'attenzione è alta, e quindi con la dirigente scolastica ci sentiamo sempre, e questa settimana la scuola è chiusa, la scuola primaria, secondaria e la scuola materna le abbiamo chiuse appunto per prevenire e per stare un po' più in sicurezza. Il problema è che dentro la scuola c'è un protocollo sicuro, il problema è che questi ragazzi quando escono dalla scuola rientrano nelle proprie famiglie, e qui è il problema che noi non riusciamo a far passare il messaggio che bisogna assumere un comportamento adeguato, perché si fa male agli altri, soprattutto ai ragazzi, perché fare lezione in presenza è una cosa, a distanza ne è un'altra, certo, perché ci sono tante famiglie che hanno difficoltà a fare lezione. Quindi assolutamente. Mi auguro davvero che noi come Regione Abruzzo, come area metropolitana Chieti Pescara, possiamo uscire al più presto, ma questo dipenderà non solo dal vaccino, ma dipenderà anche dal comportamento e soprattutto da noi. Esatto. Bravo Sindaco, ma mi associo alle sue parole, perché questi messaggi sono molto importanti. Grazie. E noi come informazione è giusto che diamo, come servizio di informazione. Adesso Sindaco io le volevo offrire un buon caffè, purtroppo però le anticipo che la nostra valletta del caffè, la nostra Lisa Angelone, è assente per qualche settimana e quindi abbiamo dovuto trovare un sostituto. Antonio insomma quello che ha trovato ha portato, adesso lei si deve accontentare. Vai a portare, ecco, il caffè. Di solito, ecco, questa è l'immagine bella che vedono a casa, e questa volta insomma si ritrovano con questo. Grazie Paolo. Grazie. Levati la mascherina che dobbiamo fare l'interrogazione. Ecco, deve sapere che noi e che la nostra Lisa Angelone è originaria di Salvador do Bahia. E quindi Antonio ogni settimana pensa bene di integrarla con diciamo così il dialetto abruzzese, ma specificatamente di Giulianova, la sua origine,
E quindi, per non lasciare indietro le lezioni che Lisa comunque a casa prende appunti, certo, le fa con Paolo, che è extracomunitario, perché è di una della comunità della... che è extracomunitario perché è di Villalago, ma in realtà no, è abruzzese il nostro Paolo. Allora, la lezione di oggi, allora, sentiamo. Tu prima hai detto che siamo entrati nel mese di marzo all'inizio. Esatto. Quindi marzo pazzerello, anche se c'è il sole esci con l'ombrello, okay, però nei nostri detti abruzzesi, insomma, si dice in modo più diretto, no? Quindi la neva marzarola ammazza la suocera e la... Ma come ammazza, Paolo? Ma che ti ammazza? Lisa ritorna! No, Lisa era più brava. Lisa... La neva marzarola dura come la suocera e la nuora. Vabbè, ma lui ha tagliato subito. L'ammazza subito. L'ammazza subito. Povera suocera. Questo per dire che la neve di marzo fondamentalmente si scioglie subito. E quindi, ecco, anche se il tempo può essere quello che è, però... Vabbè, allora, adesso... Una pessima figura. Una pessima figura, complimenti Paolo, hai dato il peggio di te. Allora, allora, sindaco, intanto che noi beviamo il caffè, facciamo vedere invece quest'altra clip che riguarda, lei l'ha accennato prima, Rocky Marciano. Guardiamo insieme. Sono Marco Ricciuti, amministratore di questo paese. Alle mie spalle vedete la statua di Rocky Marciano, realizzata nel 1990 dal professor Primavera. L'idea nasce dal presidente della Proloca di allora, Mario De Marco, che il suo sogno era proprio lasciare un ricordo di Marciano in questo paese. E il professor Primavera, in un'unica colata, perché questo va ricordato, realizzò questa statua. Ripa è intitolata anche Terra dei Campioni perché, oltre a Marciano, che abbiamo, che in realtà il papà era di Ripa Teatina, abbiamo Rocky Mattioli, un altro campione del mondo che nasce proprio in questo paese. Noi ogni anno cerchiamo comunque di far restare vivo il ricordo di questo campione, di questi campioni, perché Mattioli abbiamo quasi sempre la presenza al premio e Marciano invece lo ricordiamo con un premio intitolato a lui, che premia lo sportivo abruzzese dell'anno. Tra questo mi preme ricordare anche il premio letterario, che ormai da 5 anni entra a far parte della famiglia del festival, e i partecipanti sono i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Ringraziamo il capogruppo Marco Ricciuti che ci ha, insomma, dato delle delucidazioni su questo personaggio importante di Ripa Teatina, no? Perché il papà, quindi, di Rocky Marciano era proprio di Ripa Teatina, giusto, sì, sindaco? Sì, è nato a Ripa Teatina e poi, come in quel periodo, è emigrato negli Stati Uniti, a Brompton, e lì chiaramente la famiglia è cresciuta e ha avuto questo grande campione. Questo figlio grande, dico Rocky Marciano, è grande nello sport ma grande anche nella vita, perché io e il vice sindaco che lei ha citato, l'amico Roberto Luciani, siamo stati a Brompton, ci hanno invitato per un incontro, un gemellaggio, quindi siamo stati ricevuti dal sindaco di Brompton, dalla sindachessa di Brompton, abbiamo visitato la città, abbiamo avuto anche altre notizie, i parenti di Rocky Marciano, quindi in America, come è noto, la box, insomma, è uno sport, diciamo, che è seguito da tantissimo. Tantissimo. Altro però campione, questa volta è nato lui a Ripa Teatina, è Rocky Mattioli. Rocky Mattioli. Stiamo parlando sempre della box, giusto? Esatto. Ecco, Rocky Mattioli è ancora, come devo dire, atleticamente è ancora forte. Lui vive a Milano, ha aperto una palestra. Ogni anno quando noi facciamo il premio Rocky Marciano, lui è stato sempre presente. E adesso stiamo lavorando, speriamo che il virus ce lo consenta, stiamo lavorando per la 17ª edizione del premio Rocky Marciano. E ogni anno lui partecipa e presiede a questo evento. Però ecco, nel premio Marciano noi da circa 5 anni abbiamo inserito anche la cultura. Abbiamo detto cultura e sport, perché la cultura aiuta moltissimo lo sport e quindi è un messaggio molto molto importante. Con la scuola Macondo di Pescara abbiamo fatto sono quasi 5 anni che facciamo il premio di letteratura nello sport, quindi
questa iniziativa, questo tema che viene seguito da una serie di ragazzi. E poi abbiamo anche tanti ospiti, giornalisti, amici adesso, perché vengono ogni anno, c'è la presentazione di alcuni libri, abbiamo avuto personaggi in 17 anni che abbiamo premiato nell'ambito dello sport, insomma, personaggi noti, io dico Rivera perché è stato un anno bellissimo con Rivera, quindi è stato, ma tanti 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 campioni. E tanti tanti arriveranno perché? Perché il progetto è quello di continuare a fare questi eventi, ma quali sono in cantiere Covid permettendo i prossimi eventi? Signor? Allora, nel prossimo noi lo stiamo cercando di organizzarlo per il mese di luglio, ripeto sempre Covid permettendo. Abbiamo già avuto dei contatti con delle personalità, adesso non voglio spoilerare, non voglio dire qualche nome. Non anticipiamo, però, bisogna però, andare però a Ripatiatina. Io in questa trasmissione ci tengo a sottolineare, a lanciare un messaggio, perché ancora arriva il messaggio completo alla nostra cittadinanza. Il premio Marciano, il premio la cultura che abbiamo inserito, ecco, non è soltanto una passerella, no? Una passerella di premiazioni, ma è un messaggio a tutti, e io tante volte ho detto anche alla regione che ci ha riconosciuto questo premio, questo deve andare oltre l'Abruzzo, oltre Ripatiatina, non si deve fermare a Ripatiatina, perché come John Fante, come altri premi, insomma, con lo sport c'è l'educazione, no? Perché questa è una cosa che noi ogni anno ripetiamo e che deve entrare non solo, ecco, nella Ripatiatina, ma deve andare, ecco, all'interno della nostra regione, quindi faccio un appello anche ai decisori regionali di darci una mano, perché nel momento in cui organizziamo queste eventi, l'anno scorso l'abbiamo dedicato appunto alla vicenda del Covid, quindi abbiamo centrato il tema quella sera su questo aspetto qua, quindi speriamo che quest'anno cambiamo tema, Sindaco. Speriamo di poter incentrare su qualcos'altro, sì, che sia un qualcosa di più sicuramente educativo, ma magari anche un pochino più leggero, visto che questo. Ma non solo, avete fatto vedere la cantina sociale di Ripatiatina come un'impresa, un'azienda importante per Ripatiatina, perché il PIL a Ripatiatina la fanno queste imprese, perché ci sono 400 soci. Certo. E quindi i nostri imprenditori agricoli lavorano per la cantina. Tant'è che abbiamo anche raggiunto un obiettivo, la bottiglia, il vino di Rocky Marciano. L'abbiamo pubblicizzata, sì, abbiamo, e la nostra cantina esporta anche in America questo vino di Rocky Marciano. Ecco, anche un modo per far conoscere Ripatiatina, certo, in tutto il mondo. Adesso, Sindaco, io so che lei ci teneva veramente tanto, e se Antonio può entrare. Ah, ecco. Grazie, di far grazie, vedere Antonio. Questo, ecco, noi abbiamo regalato una cornice a nonno Domenico e a nonna Maria, Mangifesta della scorsa settimana, abbiamo parlato appunto di questo 75° anniversario di matrimonio, noi abbiamo regalato una cornice con l'albero della vita per rappresentare, insomma, la loro foto del festeggiamento, insomma, di quel giorno. Lei invece, Sindaco, ci teneva a far vedere, noi l'abbiamo già inquadrato, vero? Sì, l'abbiamo inquadrata, l'abbiamo inquadrato, qui, la appoggiamo almeno qui, così la facciamo vedere ancora, bravo Antonio, ok. La facciamo vedere ancora, che questo è un regalo da parte del sindaco, ma di tutta l'amministrazione, certo, a questi due nonni che hanno raggiunto un traguardo. Hanno vinto, secondo me, una delle battaglie più grandi, dei combattimenti più grandi, che è quello verso la vita, insomma, no? Ecco, sì. E lo stare insieme, quindi. Volevo anche dire che noi ogni anno a Ripatiatina organizziamo un piccolissimo evento dei 50 anni di matrimonio, quelli che sono viventi, e quindi c'è l'aspetto religioso, e poi dopo lì facciamo la festa, i 50 anni di matrimonio. Questa volta però il traguardo però è stato ampiamente superato, Sindaco. Superato i 50 anni di matrimonio. Grazie per essere stato qui con noi, Sindaco, grazie per averci portato la testimonianza di questo splendido borgo abruzzese, ma soprattutto abbiamo colto l'occasione per rinnovare di nuovo gli auguri a questa magnifica coppia, a questi nonnini che ormai sono entrati nel cuore di tutti gli amici di Fidati di Me. Grazie, Sindaco Rucci. Sì, volevo aggiungere. Sì, chiudere, visto che ecco, mi ha fatto poco fa la domanda i cittadini di Ripa. Io dico che i nostri cittadini, i nostri ripesi, riparoli,
sono gente vitale, concreta, ospitale, quindi abbiamo questa nostra comunità che con questi tre aggettivi, ecco, io vorrei risottolineare l'ospitalità, la concretezza, la vitalità di questa gente che abbiamo negli anni, c'è stata una crescita anche culturale, quindi abbiamo avuto un aumento dell'istruzione e poi Ripa, la fortuna di Ripa per un verso è che la posizione logistica di Ripa Teatina, due passi da Chieti, da Pescara, da Francavilli, anche questa posizione di vantaggio consente anche di venire a Ripa Teatina perché abbiamo un ambiente, una campagna. Ecco, e tocchiamo il tema dell'ecologia. Noi ci teniamo molto. Grazie davvero di questa trasmissione. Grazie. E mi auguro, sindaco, di rivederci a Rocchi Marciano. Ma assolutamente, assolutamente sì, sindaco, veramente con molto piacere. Grazie. E adesso andiamo soltanto un po' in pubblicità. Fidati di me. Fidati di me. Senti, nell'aria c'è già il caro Giampaolo che sta ad arrivare. Eh sì, Antonio, hai fatto il centro. Questa volta hai fatto il centro. Mi sono albanizzato. Oggi ti sei un po' albanizzato. Sì, albanizzato, rominizzata, c'è tutta la famiglia Carrisi, c'ho io con me rappresentato. È arrivato il momento invece di dare le informazioni, quelle del gossip nostrano, insieme al nostro Giampaolo Coppola, che però devi presentare ad hoc con la sua canzone, perché Giampaolo ci tiene. Vai, Antonio. Caro Giampaolo, ci dici del centro le novità? E ci racconti storie bizzarre seduto su sto sofà. Ogni settimana noi ti stiamo ad aspettar, perché stuzzichi la nostra attenzione e anche un po' la curiosità. E facciamo entrare Giampaolo! Buonasera! Buonasera, pure l'ingresso alla Sanremo, dai, ci manca solo la scala. No, la scala non te la facciamo fare, anche se la tua scarpetta è degna della scala di Sanremo. Dici? Vabbè, però comunque senza tacchi non ha senso. No, vabbè. Perché il bello della scala sanremese è proprio fare la discesa e capitolare poi, che poi va alla storia, capito? Certo, fanno. Non resta solo per questo. Esatto, perché resti alla storia di Sanremo se cadi dalla scala. Sì, se no non vale la pena. No, scherzo. Abbiamo capito. Comunque, settimana sanremese, noi ce la siamo goduta alla grande con un ospite VIP d'eccezione, perché Albano Carrisi ha rappresentato un po' Sanremo, ce l'ha detto lui stesso che Sanremo è nel suo cuore, quindi lo rispetta, lo adora, lo ama e lo venera, sì. Quindi grande artista. E ci saranno anche delle presenze abruzzesi, perché comunque c'è il direttore d'orchestra Melozzi, che è Teramano. Assolutamente. Che peraltro presenta due dei favoriti, perché mi pare lui abbia il rapper Fasma. Sì, e ma il Maneskin. Non è che proprio li conosco più di tanto. Beh, vabbè, però insomma, io sono ferma a mazzocchetti. E però poi portano. Infatti. Che comunque è seduto sul podio. Assolutamente, a suo tempo. Sì, si dicono, insomma, sono i bookmakers, li danno per vincenti. Quindi, esatto. Insomma, siamo messi bene. E poi abbiamo anche uno chef di Furci. Bellano, chef Bellano, che sta cucinando per gli artisti, per la stampa accreditata, insieme con la partita dell'Hotel des Anglais. Ma scusa, ma secondo te, porta un sacco di roba buona, Ma secondo te, noi perché abbiamo cantanti così bravi in Abruzzo? Perché mangiano bene, è quello il punto, hai capito? Allora hanno pensato bene, dici, dov'è che cucinano meglio? In Abruzzo, facciamo arrivare il cuoco abruzzese a Sanremo. Esito a dirti cosa ha portato, perché ogni volta che parliamo di cibo, poi Antonio poi immediatamente arriva, oggi fa irruzione. Oggi poi ha addocchiato l'uovo di Pasqua. Ah, pure, già ci ha buttato guarda, l'uovo. Vabbè, okay. Deve stare lì un mese, ma io dubito. Comunque, cito soltanto il capocollo di maialino col peperone dolce d'Altino, che abbiamo già celebrato l'altra volta. Che deve diventare DOP. Esatto, quindi, deve diventare DOP. Esatto. Okay, grazie ai produttori dell'Oasi della Serranella, che l'altra volta non avevamo citato, ma le possiamo citare adesso. Assolutamente sì. Va bene. Allora, Federica, qua serve subito un appello tuo. Cioè, Federica, pensaci tu con la nostra rubrica. Penso io. Perché più andiamo avanti con la zona rossa, più la gente esce, non riesce a resistere alla voglia di festeggiare.
niente, non ce la facciamo. Quindi fuochi d'artificio, feste di compleanno che poi vanno pure a postare su Instagram, per cui proprio consegnandosi al... Ho letto anche di picnic tranquilli all'aria aperta. Stavo arrivando appunto ai picnic. T'ho spoilerato. Perché a Rocca Montepiano c'è stato pure chi ha bandito proprio una tavolata tutta fatta bene, damigiane, formaggi, salumi, tutto bello apparecchiato. Poi sono arrivate le forze dell'ordine, hanno rovinato il pranzo perché li hanno multati a tutti quanti, li hanno mandati via. Sì. Però devo dirti che è una cosa estremamente diffusa, come gli aperitivi, perché sono già un paio di volte che sia a Francavilla che a Chieti, arrivano le forze dell'ordine e si crea questo fuggi-fuggi generale con la gente che ha il bicchiere in mano. Cioè fugge col bicchiere in mano, quindi mamma si creano delle situazioni, come canta Antonio, bizzarre. Mamma mia, effettivamente no, effettivamente stiamo veramente superando un po' di limiti che non ci sono concessi. E prima abbiamo anche parlato col sindaco di Ripa Teatina, deve venire innanzitutto da noi, insomma, dal nostro buon senso, perché è vero, dobbiamo vaccinare il prima possibile, ma finché aspettiamo questo vaccino, insomma, bisogna avere buon senso. Queste zone rosse purtroppo non stanno funzionando come dovrebbero, e il problema sapete qual è? Che più noi ci comportiamo così e più i nostri capi dirigenti sono costretti ad allungare le zone rosse. Non è che lo fanno per piacere, non è che hanno piacere di chiudere locali, attività, lo devono fare per forza, e quindi tocca a noi darci un taglio, un fermo totale e cercare di rispettare al massimo le regole. Che ti devo dire? È bastato come appello? Ma come no? Però la storia bizzarra te la devo raccontare, perché riguarda a sorpresa due quercette. Due quercette non abruzzesi, transalpine. Una coppia di francesi di 70 anni che sono stati trovati a passeggiare a Corso Marucino, sono stati fermati perché dicevano che dove andate? Loro hanno detto, hanno prima detto qualche cosa per spiegare che facevano un tour tra le chiese. Poi, come hanno capito che beccavano la multa, hanno proprio detto che l'italiano diventava il cinese, insomma, una lingua incomprensibile secondo loro, e hanno fatto una resistenza incredibile. Cioè, si sono rifiutati dei documenti e hanno cercato pure di scappare. Ah. E cioè, belli allenati, insomma. Vedi, potevano fare il concorso da vincere. Sì, che apro parentesi, c'è a giugno, se sempre se perfetto. Tu fossi eventualmente. No, continuo. Se mi tengono qui a Rete 8, continuo a stare sulla mia sedia, seduta sofà. Comoda, sul mio sofà. Vabbè. Comunque, alla fine sono stati costretti a chiamare i rinforzi e le pattuglie della municipale per identificare questi due signori francesi che, cascati proprio dal che si trovano pero, lì. In teoria per turismo. Non so come ci sono arrivati dentro la zona rossa, però le leggi sono leggi, ovviamente valgono per noi, valgono per tutti, quindi si sono presi la multa che non so se torneranno. Mamma mia. Insomma, però vabbè. Non era il periodo proprio per fare turismo, comunque. A proposito di turismo, invece c'è una polemica interna, tutta nostra, abruzzese, perché la regione ha fatto uno spot promozionale, come giusto che sia, sulle bellezze della nostra regione, e ci ha messo, insomma, ha inserito i Trabocchi, Rocca Calascio, la Torre del Cerrano, ma non Castelli. Ai ai ai. E il sindaco ci è rimasto male. E dice, la seconda volta che succede, insomma, sono indignato. Ha detto, sono indignato perché la regione ci ha dimenticato, noi abbiamo una tradizione di 5 secoli di patrimonio di ceramiche. E poi, se ricorderai, a Piazza San Pietro è stata, sotto Natale, è stata impreziosita proprio con le ceramiche di Castelli. Che dire, Federica? Il problema è anche detto sotto le feste di Natale, abbiamo ricordato del presepe con le ceramiche di Castelli. Ecco. Quindi, allora, visto che la regione si è dimenticata, ci pensiamo noi di Fidati di Me, grazie a Giampaolo Coppola, a ricordare l'unicità e la bellezza delle ceramiche di Castelli. Assolutamente sì. E l'abbiamo anche nominate quando abbiamo parlato del presepe a Villa Lago, il presepe sottomarino, e sono appunto sempre ceramiche di Castelli che solo noi possiamo vantare. Quindi un applauso a Castelli, alle magnifiche ceramiche, alla maestria di questi artigiani che rendono unici dei pezzi che poi rimarranno nella storia, che sono favolosi e che ci rappresentano, giusto? Assolutamente sì, forse l'unica cosa che si può dire al sindaco è che comunque il problema è che l'Abruzzo è proprio pieno di belle cose, quindi c'è una concorrenza feroce. L'appello di oggi al sindaco è porta pazienza. Prima o poi arriverà anche lo spot su Castelli. Se lo ricorderanno alla terza volta, non c'è due senza tre, però si dice. Adesso non vorrei. E a proposito di simboli, l'altra volta abbiamo parlato della statua di Padre Pio decapitata, che ho visto Antonio informatissimo. Si parlava di Giulianova. C'è stata una vera e propria cerimonia con tanto di benedizione.
per riposizionare una nuova statua, quindi tutta la gente ha partecipato, è stata una partecipazione incredibile. Partecipazione contingentata però, nel senso... Sì, 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 sempre nelle regole, assolutamente, nelle regole. Sì, sì, con le distanze rispettate, però la risposta è stata bella, peraltro c'è stato pure un artigiano che si è offerto pure di riparare quella vecchia, e questo insomma fa onore ovviamente, certo, al grande cuore degli abruzzesi. Lo sappiamo, un cuore d'oro, un cuore, un animo unico. Però... Però, c'è sempre un però. Te qua ti volevo. C'è sempre un però. E qua, non so, se vogliamo introdurre una nuova rubrica, tipo cambiate mestiere. Perché a proposito di simboli, purtroppo c'è un po' il vizio, Federica, di rubare statue, madonnine, dovunque si trovano. E ce n'è una in particolare che si trova a Pizzo Intermeso, lì siamo proprio sul Gran Sasso, quindi non è proprio... facile ci deve arrivare, da raggiungere. Ed è una statua particolare perché è una Madonnina che fu trovata intatta il giorno del terremoto dell'Aquila e fu portata là, fu rubata subito e sostituita da una nuova copia, rubata pure questa. Mamma mia. Quindi già date pace a questa Madonnina che ha resistito al terremoto e niente, proprio non resiste ai ladri però. Non c'è stato verso e purtroppo è stata portata via. Che cosa possiamo fare? E dobbiamo aspettare che ce ne producano un'altra. Che ce ne producono un'altra, però fanno un po' tutte esatto, la stessa fine. Esatto. Va bene. Concludiamo le nostre querce. Querce, tu sai allora... che oggi abbiamo, grazie al sindaco di Ripa Teatina, abbiamo salutato di nuovo, ma loro sono due quercette. Cioè tu devi sapere, Giampaolo, che 75 anni di matrimonio, quindi nozze di platino, parliamo ancora di due quercette perché non hanno raggiunto... Ma tu l'altra volta hai trovato un colpo d'ala perché hai detto nozze di quercia, che io ho trovato geniale. Le nozze di quercia sono le... No. Ma no, non l'ho dato io, giuro, non me lo sono inventata. Si chiamano proprio così. 80 anni di matrimonio si chiamano nozze di quercia. Vedi che non lo sapevo, io ti ho detto e querce d'Abruzzo. E ci arrivano, nonno Domenico e nonna Maria ci arrivano. No, visto che sono... E quindi poi le festeggeremo insieme. E loro saranno proprio i timonieri della quercia d'Abruzzo. Oh. Va bene. Parliamo invece delle nostre... Allora, noi in sud celebriamo una quercetta. Quercetta, quindi sotto i 100. 90. 90. Mastro Tonino, detto il Geppetto d'Abruzzo, perché fa le creazioni con il legno, si è ammalato il 15 di gennaio, giorno del compleanno, ed è guarito. Oh. Ovviamente, come sempre, sono più forti del Covid, quindi sono, meno male. Sono fortissimi. Peraltro lui è stato pure oggetto di un libro che si chiama proprio L'Uomo di Legno, in cui il protagonista è questo signore che è di Pretoro. E, insomma, è giusto celebrare giusto questo cenone. Assolutamente. Però siccome sì, tu hai parlato di nozze di quercia con questa coppia straordinaria di Ripa Teatina, io dovevo portare qualcuno all'altra proprio alla stessa altezza. E ho portato... però ti sei dovuto impegnare No, vabbè, ma la cronaca mi aiuta, la cronaca mi aiuta. La regina delle querce. T'ho portato la regina delle querce, che niente, poco di meno che la signora Maria di Vasto, 109 anni. Wow! Celebrata con torta, targa dal sindaco Menna. Vabbè, insomma, 109, ho detto, vabbè. 109 anni vanno celebrati, applauditi. Semplicemente straordinaria. No, e qui veramente parliamo di una super quercia. Una super quercia, esatto. Bravissimo Giampaolo, hai superato anche le mie nozze di platino, che ti devo dire, hai vinto anche questa battaglia. Non so dire se sia più longeva d'Abruzzo, credo sicuramente una tra delle più longeve, sicuramente, però... Ti do tempo una settimana perché saremo di nuovo qui mercoledì prossimo, che è la festa della donna, cioè celebriamo anche la festa della donna, anche se non capita proprio quel giorno l'appuntamento di Fidati di Me, ma noi vogliamo celebrare veramente la donna nella prossima puntata, quindi ti do un compito Giampaolo, cerca di trovare una quercia degna di essere nominata e rappresentata nel nostro spazio, quindi ce l'hai già. Bravo Giampaolo, ci sarà Piero Anchino la puntata di Pasqua, chissà, invitalo. Ero anch'io la puntata di Pasqua in missione. Tu sei. Ecco, non fai più l'appello, che lo faccio io. No, ma ormai oggi si è albanizzato. Ah, quindi fa tutto così. Esatto, quindi oggi è tutto capito con una canzone di Albano. Però lanciamo sempre l'appello al nostro super direttore Piero Anchino. Lo invitiamo per il giorno di Pasqua e per festeggiare insieme a tutti gli amici di Fidati di Me. Grazie come grazie sempre te, Giampaolo, sei preziosissimo. E adesso, caro Giampaolo, rimani anche qui perché è arrivato il momento della nostra performance. Fidati di me, fidati di me. Un'altra giovanissima qui sul palco di Fidati di Me,
Martina La Vista. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Make your bread. All I want to do is cook your bread. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you're wild at war. And I can kneel by the way you tell that I thought. And I can know by the way you treat you good. That I could give you all the love in this world. All I wanna do is make you pray. Just to make sure that you will fail. Love to you, love to you. Ooh, love to you. And I can kneel by the way you talk that I talk. And I can know by the way you treat you good. That I could give you all the love in a zoo. I would. All I wanna do is make you pray. Just to make sure that you will fail. Love to you, love to you. Così gracilina, piccolina, questa voce proprio calda, corposa, complimenti. Grazie. Sei veramente brava e sei anche molto bella e telegenica, aggiungerei. Grazie mille. E ti volevo ringraziare per aver scritto per partecipare al nostro momento performance. E se volete anche voi da casa partecipare a uno dei momenti della nostra trasmissione, potete sempre farlo attraverso fidatidime@rete8.it oppure ci telefonate al 340 11 70 056. Ma adesso, cara Martina, con te volevo lanciare anche un'altra novità, anche se ve l'accenno perché poi ne parleremo nelle prossime puntate. Quindi tutti coloro che amano il canto, tutti i ragazzi soprattutto che amano il canto, sappiate che c'è una novità in arrivo e noi di Fidati di Me vi racconteremo un po' quello che accadrà nella nuova stagione televisiva di Rete 8, ma piano piano si parlerà comunque di canto, quindi mi raccomando e rimanete sempre connessi con noi. Adesso, cara Martina, noi andiamo un pochino in pubblicità. Pubblicità, bravissima. Fidati di me. Fidati di me. Siamo arrivati al momento finale della nostra trasmissione con la rubrica Dillo con il cuore. E oggi veramente faccio molta difficoltà a non emozionarmi nel leggere questa lettera, perché la storia di oggi è veramente una storia molto forte, ma una storia che vuole proprio parlare del coraggio di una mamma.
Leggiamola insieme. Carissima Federica, mi chiamo Nina e ti scrivo da Villa Magna in provincia di Chieti. Dal 5 aprile 2014 una grande gioia invade il mio cuore e quello dei miei familiari. Quel giorno, dopo un periodo di buio, ho visto mio figlio Evan volare nel cielo e raggiungere il paradiso. Su invito di un sacerdote a me molto caro, ho scritto, come se fosse dettato dal cielo, così di getto, un libro intitolato «Solo grazie, puzzle di una mamma pazza». Ho pensato di affidarlo a te, bravissima conduttrice, e condividere con l'intera famiglia di Fidati di me la mia storia, perché per chi crede possa essere un mezzo per accrescerne la fede, per chi non crede un germoglio prezioso e per tutti una carezza di Evan. Ti abbraccio Nina. Noi abbracciamo te Nina, grazie per essere qui. Grazie mille, grazie a voi. E la storia di oggi è una storia che veramente con difficoltà riesco a parlarne senza avere brividi, perché ne ho veramente tanti addosso leggendo solo la lettera. E parliamo, la storia di una mamma che ha perso un figlio e quel giorno, il 5 aprile 2014, come ci scrivi nella lettera, la mamma dice che ha raggiunto una grande gioia. E queste parole, secondo me, perché credo che non è proprio nella natura umana che una mamma, un genitore, possa perdere il proprio figlio. Noi ci aspettiamo sempre che la vecchiaia ci porti via, quindi per natura dovremmo morire prima noi genitori. Certo. Quando avviene il contrario, non si parla più di natura, ma si parla di altro. E quando una mamma riesce a reagire in questa maniera, vuol dire che ha intrapreso forse la strada migliore, cioè quella di vedere il positivo della situazione. Però Nina, io vorrei che ce ne parlassi tu, perché io posso solo raccontarla, ma in realtà sono emozioni di riflesso. Forse ti do del tu, Nina, sì, scusa. Ci mancherebbe solo altro. Tu hai la percezione giusta e puoi raccontare, insomma, ai nostri telespettatori cosa è avvenuto, insomma, ad Evan, tuo figlio che ha 35 anni. 35 anni, sì. Allora, Evan è stato un bambino, poi un ragazzo, poi adulto, meraviglioso. È stato per me la forza della vita. E per lunghi anni purtroppo la vita me l'ha portato via, perché comunque lui faceva l'assicuratore e gli piaceva, era un lavoro che gli piaceva tantissimo, e me l'ha portato via perché comunque doveva farsi spazio. Io, vivendo in un piccolo paese, non c'era spazio granché, quindi si è andato a vivere a Pescara. Ha vissuto per 10 anni a Pescara. E durante questi 10 anni io, diciamo, che l'ho visto pochissimo mio figlio, perché impegnato, ma perché poi ha avuto una storia, una relazione che me l'ha allontanato. Io ho sofferto tanto quei 10 anni. Però un giorno, non vedendolo mai, l'ho chiamato e ho sentito la sua voce a terra completamente. Ho capito che non stava bene. L'ho percepito, ho detto: ma cosa c'hai? No mamma, non preoccuparti, non ti preoccupare, ci penso io. Io ho detto: no, devi tornare a casa. L'ho sentito proprio amareggiato, deluso. Esatto, poi una mamma deluso, no? Amareggiato. Ho detto: devi tornare a casa. No mamma, adesso non ti preoccupare, perché lui mi diceva sempre: mamma, non ti preoccupare, ci penso io, per non farmi stare in ansia. Ma io l'ho sentito, l'ho percepito che lui non stava bene. Ho detto: devi tornare a casa. Così a Pasqua del 2013 decide di tornare. È stato un anno con noi, con la famiglia, e si è goduta la famiglia appieno. Proprio non usciva più con gli amici, non usciva con nessuno. Usciva con i fratelli, con il padre, con me. Però questo male che aveva accumulato dentro, forse... Io lo vedevo giù, però pensavo: vabbè, adesso è normale, è normale che non sta bene, insomma, ha avuto diverse vicissitudini, però aspettavo che lui si riprendeva per poi riprendere la vita normale. Certo. Però lui, quando io lo incitavo a fare qualcosa, mi diceva: mamma, io ho già fatto tutto, non devo fare più nulla nella vita. E mi elencava 5 cose.
infatti il suo numero è il 5, con cui mi comunica tanto. E io ho già fatto tutto, non devo fare più nulla. Ma cosa dici? Dicevo io, ma sei un ragazzo, sei un giovane, adesso inizia la vita. No mamma, io ho già fatto tutto nella vita, non devo fare più nulla, ho già realizzato tutto, perché lui aveva fretta a fare, proprio una fretta, quando era piccolo, proprio doveva fare. Per cui lui la vita l'ha vissuta appieno, tutta quanta. Probabilmente il suo percorso era diverso, quindi lui doveva lasciare questa terra per andare veramente in un altro posto dove poter lavorare. Infatti ho detto a Gesù, nel mio cuore, ho detto: Gesù, te lo sei ripreso giovane, bello, forte, in salute, adesso lascialo lavorare, perché comunque è giovane, quindi piaceva tanto lavorare, lascialo lavorare. Tant'è che una notte mi venne in sogno e entro nella mia camera una mattina, e io poi appena l'ho visto nel sogno mi sono alzata, l'ho abbracciato e gli ho detto: ti preparo un caffè. E lui mi fa: sì, ma io questo sì lo vedo enorme, scritto grande. E poi lui mi dice: adesso mamma me ne devo andare a lavorare, quindi devo andare in paradiso a lavorare. E devo dire che sta lavorando, perché sta facendo tante belle cose, ricevo tanti messaggi da persone che lo conoscevano e che non lo conoscevano, che si sentono aiutati, tant'è che nel libro riporto diversi aiuti che Evan ha dato. Ma la cosa più grande che Evan ha voluto trasmettere è col numero 5, perché io sono stata perseguitata da anni dal numero 5, prima che lui se ne andasse. E io mi dicevo: ma cosa vuole questo 5 da me? Lo vedevo dappertutto, lo vedevo per terra, sui muri, sulle maglie dei ragazzi, lo vedevo dappertutto. Tant'è che dico: ma questo 5 cosa mi vuole dire? Diciamo, cosa che non ho detto, che la storia è stata seguita da Don Danilo Belotti. Mm-hmm. Don Danilo Belotti ha creduto sempre in Evan, l'ha conosciuto, ci ha parlato, e quando se n'è andato lui mi ha detto queste parole, mi ha detto: Nina, fallo conoscere a tutti, perché Evan aiuterà tante persone. Io poi ricevevo tante cose, tanti messaggi che comunicavo a Don Danilo, e Don Danilo mi diceva: Nina, ma lo vuoi capire che Evan è in paradiso? Evan è in paradiso, fallo conoscere, perché, ripeto, aiuterà tante persone. Ed ecco perché l'idea appunto di scrivere questo libro. Sì, il libro poi sì. Lui mi ha detto: scrivi il libro, scrivi. E io, tornando indietro al numero 5, volevo dire la comunicazione che mi ha dato Evan col numero 5. Cioè io questo 5 lo vedevo dappertutto e dicevo: ma che cosa vuole da me? Poi vengo chiamata ai pacchi di Bonolis, la trasmissione. Dico: ah, ecco, il numero 5 è il mio, vincerò un sacco di soldi. E se non che vengo chiamata al provino, ma poi non sono stata chiamata a partecipare alla trasmissione. E ho detto: vabbè, allora sto numero 5 che vuole? E mi continuava. Il 5 aprile Evan se n'è andato, ho detto: ecco cosa voleva dirmi il numero 5. Voleva dirmi che Evan andava via. E invece non era quello, perché quando Evan è andato via, io dopo per un mesetto sono rimasta in casa, non sono uscita, non avevo la forza di uscire, nonostante i suoi messaggi bellissimi. Vado a prendere un fiore, vado alla fioraia e prendo un'orchidea. Torno a casa, lo posiziono vicino alla foto di Evan e vedo che c'è un'etichetta con un grande numero 5 sopra. Ecco sto 5 che torna. Vado a un negozio, avevo bisogno di due cuscini per divani, e entro in un negozio, vedo dei cuscini che c'erano dei cavalli. Evan amava i cavalli, dico: ok, vado, prendo due cuscini, vado a pagare e lo porto a casa. Come vado a infilare questi due cuscini, mi rendo conto che c'erano tra il cavallo e il fantino, c'era il 5 a tutti e due. Chiamo Don Danilo, dico: Don Danilo, che mi deve succedere ancora? Posso venire? Vado da lui e lui mi fa, sorridendo, con cuore sereno: Nina, fai una ricerca. Io la sera stessa torno a casa e dal divano, di solito la sera facevo il rosario con TV 2000, così quella sera alle 8 mi metto col rosario in mano a recitare il rosario. A un certo punto mi viene, sa, un'illuminazione. Mi dice: ma i misteri del rosario sono 5. Le Ave Marie, Gloria al Padre, sono 5,
Ecco cosa mi ha indicato Evan, la recita del rosario col numero 5. Oh, quindi tutto questo 5 che mi perseguitava mi voleva semplicemente dire che bisogna recitare il Santo Rosario. Mamma mia. Sì. Nina, io veramente non posso far altro che ammirarla, perché questa sua forza, anche questa sua calma nel raccontare insomma la storia che purtroppo l'ha toccata, faccio fatica, io dico, chissà io come avrei, cioè, non riesco nemmeno ad immedesimarmi. Io è stato per me Evan il primo figlio ed ero legatissima a lui perché ho avuto una storia molto difficile, quindi mi sono legata a lui da appena è nato. Cioè, da che è nato io parlavo con lui, per me lui è stata la mia forza. Adesso Nina, io ho capito che lei ha bisogno di bere un sorsino d'acqua e le do giusto il tempo per farlo e guardiamo insieme questa meravigliosa clip che il nostro Antonio D'Ottavio ha realizzato per te. Quando tu chiederai chi sono, non dirò il nome mio, dirò solo grazie per tutto e per sempre, grazie a te, grazie a te Gesù, solo grazie per tutto e per sempre, grazie a te. Grazie a te. Il nostro Antonio è veramente, veramente bravo, perché poi anche con questa bravissimo, musica bellissimo. Che sappiamo che è di Don Danilo, sì. Che abbiamo anche visto nella clip, insomma, sì. È una musica che le ha ridato subito il sorriso. È tutto meraviglioso. Io sto vivendo una favola, da 7 anni vivo una favola, devo dire veramente, è cambiata la vita completamente, cioè io sono felice, a volte perché dico, sa che suo figlio sta bene, sì, lui sta e bene, quindi anche se non tanto, può godere non so della... se ha visto i sì. Cuori che sono tutti cuori che mi regala lui, sono tutti cuori arrivano, che mi regala lui, arrivano in io c'ho, in momenti... non lo so quanti cuori c'ho, io tutti i giorni mi piovono cuori addosso, ma cuori meravigliosi. Che bello. Cuori meravigliosi. Nina, veramente io rimango stupita dalla sua forza, dal tuo coraggio. Ti ho dato prima del sì, tuo testo. Sì, no, ci mancherebbe altro. Sono andata in tilt perché insomma non faccio altro che raccogliere le lacrime. Grazie. Ma veramente complimenti. Grazie. E io invito... Invito veramente tutti a leggere questo libro, perché è un libro che ha mille significati, ha mille diciamo così, sensi diversi, e quindi leggerne a fondo e capirne il significato, soprattutto scritto da una mamma che
ha trasformato il suo grande dolore in una grande gioia, è una forza credo più unica che rara. Ecco, noi prima all'inizio della trasmissione abbiamo cambiato un po' diciamo l'andamento del nostro format normale e abbiamo aggiunto un momento dove si parlava del cake design, perché sono da due settimane circa che abbiamo una bravissima cake design che ci realizza torte per il momento appunto del dillo con il cuore, e anche questa settimana io farò entrare la nostra Francesca Diodato, la farei entrare, ciao Francesca, ben ritrovata. Grazie. E questa era la torta di cui insomma abbiamo parlato un po' all'inizio, abbiamo parlato delle tecniche particolari, però Francesca, so che hai studiato molto bene la storia di Evan e di Nina. Ma io Nina la conosco e c'è un legame profondo con lei, quindi la realizzazione di questa torta è tutta un'emozione. Ecco, però ce la devi descrivere. È un po' difficile. Allora, ho cercato di realizzare il paradiso con questo effetto del Waffel, il cuore con il numero 5 che è molto importante per Nina, che abbiamo detto insomma che è un numero ricorrente ormai da sempre, sì, di Evan in paradiso, il rosso che è il dolore, l'amore fino all'arrivo in paradiso di queste splendide ali, sì, dell'angelo, è una donna meravigliosa, e questi gradini, queste scale credo che siano proprio l'arrivo di Evan, sì, in paradiso. Complimenti, brava, perché hai rappresentato è stata appena, emozionante questa volta appena questa storia, veramente veramente. Grazie. Brava la nostra Francesca, e anche noi di Fidati di me, cara Federica, abbiamo voluto giocare con i fiori, però con una giusta tipologia, una giusta anche simbologia. Grazie, perché grazie, sette sono gli anni che diciamo, hanno permesso a lei di vivere questa nuova vita, ma sette sono anche i dolori della Vergine Maria. E poi non può mancare il 5, anche dei nostri fiori bianchi. Grazie mille, grazie mille. I fiori di Antonio. Bello. Bravo, grazie, Antonio, devo dire. Grazie mille, Antonio, grazie mille. Hai fatto centro. Nina, grazie a te, grazie per averci mille portato questa testimonianza. Grazie. Facciamo, ecco, sì, prendo il libro, anche se l'abbiamo fatto vedere nella clip, se Antonio mi aiuta, facciamo vedere bene la copertina. Solo grazie. E siamo noi questa volta a dire solo grazie a Nina, grazie, per essere stata qui con noi. Grazie alla mia Francesca Diodato. Prego, grazie a voi. Grazie Antonio, grazie a tutti voi. Grazie. Ma no, guardi, siamo veramente noi a ringraziarla. Grazie, grazie, grazie. E con Francesca ci vediamo la prossima settimana, anche con Antonio, naturalmente, chissà dove andrà a mangiare questa settimana. Io già lo so, Ci dobbiamo organizzare. Ci dobbiamo organizzare, Francesca, qui tocca veramente prepararsi, spalle forti, prossima puntata dedicata soprattutto alle donne, quella che vedremo e faremo insieme la prossima settimana, sempre di mercoledì alle ore 21, sempre su Rete 8. Ciao a tutti. Fidati di me. Scoprire chi sei tu.